Prima volta in Italia una sentenza del Tribunale dei minori di Firenze riconosce l'adozione di due bambini da parte di una coppia di padri gay senza alcun legame biologico. Analogo provvedimento per una bimba adottata da una coppia italo-americana. Critica l'Associazione Cattolica Scienza e Vita che dice il Parlamento non è più sovrano nel disciplinare queste situazioni. Felicità Pistilli. È la prima volta che accade in Italia il riconoscimento dell'adozione di due bambini da parte di una coppia gay. Due papà, cittadini italiani che vivono da anni nel Regno Unito, hanno adottato lì due fratellini. Il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto la trascrizione degli atti emessi dalla Corte britannica anche nel nostro paese. Ai bambini vengono così riconosciuti lo status di figli e la cittadinanza italiana. Noi speriamo che questo significhi che almeno per le sentenze che vengono pronunciate all'estero sia meno complicato, meno difficile ottenerne la trascrizione. I giudici fiorentini hanno provveduto a esaminare la conformità della sentenza britannica alla Convenzione dell'AIA, chiarendo che questa non esclude di per sé le coppie omosessuali né i single, ma richiede unicamente di verificare se i futuri genitori siano idonei all'adozione e se la trascrizione non sia contraria all'ordine pubblico. A tal proposito non è stata ravvisata alcuna contrarietà, perché se la doppia paternità non è prevista dalle leggi italiane, non è solo per questo contraria all'ordine pubblico. Il principio fondamentale è quello che dice il giudice, quasi in fondo alla motivazione. Lui riconosce che questa è una famiglia a tutti gli effetti e che quindi quel legame tra i padri e i figli merita piena tutela anche in Italia.